9 marzo, siamo stati invitati dall'assessore Mezzetti e dai funzionari regionali Gian Guido Nobili e Martello Antonello, che seguono l'educazione alla legalità, a Pieve di Cento, per illustrare le attività che vengono svolte all'interno di Villa Berceto, il bene che è stato confiscato ai casalesi e che è stato dato dal 2011 in uso al Comune di Berceto e che recentemente è addirittura iscritto al catasto dei beni comunali. È stata un'iniziativa molto importante perché si è avuto modo di capire il contrasto che la Regione Emilia-Romagna, attraverso l'assessorato di Mezzetti, svolge nei confronti delle infiltrazioni mafiose. Infiltrazioni che sono sempre più forti nella Regione Emilia-Romagna, ma che vengono contrastate con la consapevolezza che esistono e che quindi bisogna aggredire i loro patrimoni, come sta avvenendo attraverso i giudici, attraverso la magistratura, patrimoni che poi devono essere dati, vengono dati alle amministrazioni comunali, che li devono però saper utilizzare bene, e questo è possibile grazie anche a un aiuto che ha dato sempre in questi anni la Regione Emilia-Romagna e lo scorso anno anche la Fondazione Cari Parma, perché la cosa peggiore sarebbe che la gente, vedendo questi beni magari andare a malora, potessero arrivare a pensare che li tenevano meglio i mafiosi. Quindi è una scommessa forte per tutti gli enti locali di poter usare al meglio questi beni. Noi a Berceto cerchiamo di farlo con la biblioteca comunale, con la palestra, con le ore di ginnastica, con i massaggi shiatsu del monastero Zen di Pagazzano, con attività legate alla piscina e acqua gin, tante altre cose che possono essere utili a tutta la popolazione del Comune di Berceto. E fa piacere che questa villa sia utilizzata da tante persone e di tutte le età. Speriamo di poter continuare, perché ci sono ancora tanti lavori da fare, perché vogliamo arrivare a averla più bella di quella che era prima, è fruibile da tutti. Su questo ho trovato ancora una volta l'impegno regionale, proprio perché Villa Berceto è ritenuta da tutta la regione e da tutte le amministrazioni comunali della regione un esempio e un patrimonio che deve essere utilizzato sempre al meglio.